Allora, ragazzi, provo a spiegare velocemente, in maniera chiara, spero, come si costruiscono segmenti paralleli e perpendicolari usando il quadrettato. Allora, se io ho un segmento così, questo segmento che pendenza lo chiamo AB, questo segmento, per costruire questo segmento io sono salito di 3 e mi sono spostato di 2, ok? Questa cosa io me la appunto dicendo che la pendenza di questo segmento è 3 su 2. Va bene? Se faccio un altro segmento qui o da qualche altra parte, sempre in cui salgo di 3 e mi sposto di 2, automaticamente, per esempio, lo chiamo CD. Scusate, ma sto scrivendo a specchio, quindi certe volte viene un po' male. Questo segmento è parallelo, cioè se li prolungo non si incontreranno mai questi due segmenti. Ok? Ha la stessa pendenza, 3 su 2. Benissimo. Come faccio a costruire una cosa che invece è a 90 gradi? Allora, questo era 3 su 2, giusto? Se io giro la mia lavagna a 90 gradi, adesso vedete che cosa è successo. Io scendo di 2 e mi sposto di 3. Quindi a questo punto la pendenza è diventata meno 2 su 3. Originariamente era in quella posizione, era 3 su 2, ok? Invece il perpendicolare è meno 2 su 3. Io, guardate, sto girando a 90 gradi e vedete che la pendenza diventa l'inverso. Perché 2 su 3, non 3 su 2, è opposto, cioè col segno negativo anziché essere positivo. Questa cosa che cosa mi fa capire? Che se io da qui voglio fare un perpendicolare, per esempio andando per così, non devo fare altro che usare scendere di 2 e spostarmi di 3. Scendo di 2 e mi sposto di 3. Automaticamente mi vengo a trovare qui e c'ho il segmento perpendicolare. Ora, questo io lo posso usare sia per costruirmi famoso triangolo rettangolo. In questo caso io preferisco continuare, ok? Continuo sempre con la stessa pendenza e poi taglio qui. Se invece voglio costruire scusate, un quadrato qui su, quindi devo fare gli angoli di 90 gradi, anche lì devo usare il meno 2 terzi. Quindi mi porto in un punto in cui per arrivare a qua devo scendere di 2, scusate, spostarmi di 3. Guarda, mi è venuto in continuazione con questo, come mai? E beh, certo, perché se questo è un angolo retto e questo pure, insieme fanno un angolo piatto, tra parentesi, quindi anche lì, quello a lezione non ve l'ho detto, però ci sto riflettendo adesso, bastava prolungare questo lato e continuare con la stessa pendenza. E avevo un angolo a 90 gradi. A questo punto, per fare l'altro, lo faccio parallelo a questo e poi unisco qui. Ora, questo è un quadrato. Per vedere l'area, la posso scomporre la figura in dei triangoli, perché con i triangoli è più semplice vedere, no? Ecco, così. Poi mi faccio i conti. Ok, questo triangolo e questo insieme fanno un rettangolo di 2 per 3, quindi questi insieme fanno 6, e 6, 12 è una 13, il famoso quadrato di area 13. Scusate, ma devo scrivere così, non lo devo dimenticare, se no voi non vedete nulla. Eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il compito qual è per voi? Anziché farlo con pendenza 3 su 2, provate a farlo con 5 su 2, 7 su 3. Vedete di costruire dei triangoli rettangoli partendo dal primo cateto, costruite l'altro, poi tirate giù l'ipotenusa e fate i vari quadrati. Questo è il compito che vi do.